Amici Bergamo Post, buongiorno a tutti quanti dalla Liguria, qualche giorno di riposo anche per me, come al solito aggiornamenti sia sul sito che sul giornale cartaceo di venerdì garantiti, però li faccio con il rumore del mare in sottofondo. Qui dalla Liguria oggi giornata abbastanza coperta, però dai, ci sta un piccolo momento di stacco, soprattutto per Natale. Non pensate che io me ne stia qua tranquillo, bello pacciarotto per tanti giorni. Il 30 risalgo a Bergamo per la partita, poi il 6 nel giorno della Befana sarò a Roma insieme al collega e amico Giacomo Maia per seguire la partita appunto contro i giallorossi. Impossibile invece raggiungere Napoli il 2 di gennaio, troppo vicina la scadenza per organizzarsi in maniera degna e corretta sia con i voli che con i treni. Però questo video non è tanto per celebrare le mie vacanze, qualche giorno tra l'altro di stacco con la moglie e la bambina qui in riva al mare, ma per sottolineare che i prossimi appuntamenti d'Atalanta sono molto molto importanti. Il primo contro il Cagliari potrebbe dare la possibilità di arrivare a 30 punti in classifica e di rimanere agganciatissimi alla zona europea, e gli altri due saranno invece contro due grandi squadre, uno per la Coppa Italia, uno per il campionato, e chissà che l'Atalanta possa rimanere ancora comunque agganciata anche alla Coppa Italia. Passare il turno significherebbe andare in semifinale, qualcosa che non accade da tempo in memoria per quanto riguarda i colori nerazzurri. Vi comincio anche a sottolineare e a dire che venerdì mattina in edicola ci sarà una stupenda intervista a Giampiero Gasperini, un'intervista molto importante che parla un po' di tutto e secondo me da tante cose che dice, da tante pieghe di questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme al direttore Ongis e all'amico e collega redattore Andrea Rossetti, sicuramente questa è un'intervista molto importante anche per il futuro, perché Gasperini sta benissimo a Bergamo. Non perdetevela il venerdì mattina in edicola, tutta quanta a leggere, almeno un paio di pagine su Giampiero Gasperini, che a Bergamo sta da Dio.